Naturalmente in queste giornate di tifo sfrenato per la nazionale italiana, gli italiani si dedicano, non solo a cantare, ma anche a sbizzarrirsi in fantasiose manifestazioni di tifo, come per esempio, quella di dipingersi il volto con i colori della bandiera del proprio paese, ormai diventata un classico in tutto il mondo. C'è chi, addirittura, condivide questi momenti di tifo anche sui profili social con dei selfie e ricordo. A volte, però, si corre il rischio di prendere dei clamorosi abbagli come nel caso di Barbara D'Urso e di Emma Marroni. La cantante salentina ha raggiunto il ritiro della nostra nazionale in Brasile ed è prontissima a tifare per i nostri ragazzi per la partita contro il Costa Rica. Eccolo, prontamente, il selfie è dedicato all'incontro di calcio tanto atteso. Ma come? C'è un errore grossolano. Infatti, Emma Marrone si è dipinta il tricolore sulla fronte ma con le bande orizzontali, anziché verticali. Anche Barbara D'Urso, la famosa conduttrice Mediaset, non ha voluto essere da meno ed anche lei ha voluto fotografarsi a poche ore dalla sentitissima partita della nazionale. Eccola apparire con occhiali da sole e fascetta per i capelli con tanto di tricolore ma, un momento, anche lei fa vedere il tricolore con le fasce orizzontali anziché verticali. E vabbè, cose che capitano come dice un proverbio, l'importante è il pensiero e il pensiero, seppur capovolto, alla nazionale, Emma Marrone e Barbara D'Urso l'hanno avuto.